Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera. E già ridi, di cosa c'è da ridere? Niente, non c'è da, ridere. Niente. Pensavo, no. Dai. Pensavo, dai. C'hai sempre dei pensieri un po' maligni. Diciamo. No, ma perché me li fa venire te? Io te li faccio venire, assolutamente. Sì. Allora, siamo nel sottopassaggio di via Trasimeno. Vediamo la mappa. Ah, sì, scusa. Abbiamo la mappa, guardala. Bella la mappa, guarda. È bella, molto. Visto quella freccina, è stata una bella iniziativa. Allora, perché siamo qui? Perché ci hanno segnalato, e non è che è una segnalazione della quale non ci eravamo accorti, però è diciamo, un andazzo che va avanti da tempo, cioè il fatto che questo sottopassaggio che sarebbe o dovrebbe essere riservato alle... A che? Ai biciclette? Biciclette. Motorini? In realtà... Ai motorini anche? Anche motorini. In realtà... E pedonale. È pedonale, perché nessuno o quasi nessuno fa le scale previste. Scusa un attimo. Sì, andiamo a vedere le scale. Che c'è? Il venerdì c'è la pulizia. C'è scritto che i pedoni non possono passare? No, questo hai ragione. E allora? Che cosa ha scritto? Ah, tu dici. Là c'è scritto che pedonale. Che è solo pedonale. Qui non c'è scritto niente. Quindi. Però c'è, no, aspetta, c'è scritto divieto di transito solo. Il venerdì vuol dire questo cartello? Il venerdì dalle 6 alle 7 perché c'è la pulizia. Di transito. È divieto di perché transito. C'è pulizia. Perché solo questo venerdì. È vero, non c'è scritto che i pedoni non possono passare. Sei intelligente però. Non ti facevo così. Lo sapevo, questa non è la novità. Aspetta però, perché c'è un cartello lì all'inizio. Andiamo a vedere. Perché io sono puntiglioso. Te lo dico io, non riprendere quella macchina per favore perché è un divieto di sosta quello. Hai qualche interesse? No. Io no. E tu no. Bene. Il nostro operatore può darsi. Cioè tu accusi adesso, fai delle accuse molto gravi. Cioè secondo te noi così ligi veniamo a parcheggiare dove non si deve? Ma per favore. Allora. 30 ciclopedoni, ciclomotori e motocicli. Quindi posso passare sia le biciclette che i motorini che le motociclette. I pedoni? A 30 all'ora. I pedoni non possono passare. Ah, adesso hai cambiato idea. Ah, non possono passare in nessun modo i pedoni però. Neanche le marciapiede? Neanche le marciapiede. Comunque, no, a parte gli scherzi, al di là che non è chiaro, quindi potrebbero specificarlo sì, meglio, sì. Cioè ci vuole un cartello che dica che non si ma può ma il problema passare. È perché il sottopasso è fatto male. Sì. E quindi il pedone è portato a fare il sottopasso attraverso il posto, eventualmente, dei velocipedi, dei ciclomotori, dei motocicli, come è scritto lì. Perché ci sono scale e scalette che sono veramente che non... brutte, fatte male. Ci dovrebbe essere dei ascensori che non hanno mai funzionato e quindi è molto più semplice fare la discesa alla salita che non le scale, quale deve andare una volta a destra, a sinistra, così sono fatte, hai visto, non sono dritte, neanche dritte, e quindi uno è portato a passare attraverso. Attenzione, il problema però... Ma che noia dà? No, la noia è che è pericoloso perché... È successo anche due, ci hanno detto, è successo due settimane fa che un motorino, una moto per scansare un pedone che ha visto all'improvviso è finito, cioè è andato addosso al muro. Cioè è pericoloso, cioè tu arrivi con la moto, sì. Premesso che lo fa anche qualche macchina questo sottopassaggio, questo non si può fare. Però anche per i pedoni è pericoloso, perché arriva una moto impicchiata ma anche una bicicletta. Come c'è scritto lì? 30. Quindi se tu dici allora, che una moto va a 30 scansa il pedone. Sicuramente. E poi tutto dritto, vedo anche abbastanza bene. Diciamo i pedoni non ci dovrebbero passare, però sono costretti perché in effetti. Guarda, poi specialmente di notte sono anche insicure quelle scale perché sono buie, non si vede. Poi gli handicappati, scusa, no, non si dice handicappati. I diversamente abili come fanno a passare? Allora, chi ha le mamme col passeggino e i diversamente abili ovviamente devono fare il sottopassaggio. Ma non lo potrebbero fare. Non lo potrebbero fare. Secondo te? Secondo me, secondo il sentire comune. Ah, va bene. Poi i cartelli non è che lo specifica, cioè il cartello non lo dice. No. Ecco. Quindi secondo te non era previsto? O era previsto e non hanno messo il cartello? Scusa, non ti ho capito cosa. Il fatto che i pedoni non possano passare sotto il sottopassaggio. Sì. Era previsto e non hanno messo il cartello oppure non è previsto? È previsto e non hanno messo il cartello perché è ambiguo, perché vedi, quel segnale là è in segnale di obbligo. Sì. Non è un segnale di invito, per cui l'obbligo dei pedoni sicuramente è di là. Quindi se hai l'obbligo a sinistra non puoi andare sotto. Però neanche di qua c'è scritto divieto di transito da pedoni, quindi diciamo che è un po' fatto male la cosa. Comunque, diversi residenti si sono lamentati di questo. Perché i cartelli si mettono a destra, non si mettono a sinistra. Diversi
diciamo, residenti o anche chi ci va in moto, cioè, sono lamentati. Se poi il comune ha messo le transenne, visto l'altro sottopassaggio, quindi su certi sottopassaggi è intervenuto, qui bisognerebbe mettere mano a questo sottopassaggio, ma la competenza è del comune e della ferrovia qui. Ma sinceramente io penso che sia del comune di Arezzo. L'ha costruito la ferrovia a suo tempo, però perché tolse il passaggio a livello? Sì. Qui c'era il passaggio a livello, quindi era suo interesse toglierlo, ma sicuramente del comune di Arezzo. Però logicamente per poter far passare i pedoni, dove devono passare va sistemato. Va sistemato. Perché nessuno l'ha mai sistemato, nessuna amministrazione? Perché tanto i pedoni sono sempre passati di qua, quindi senza chi se ne problema. Facessimo tutti così. A domani. Io faccio così. Ciao. Ciao.